motore, azione! Le recensioni cinematografiche del Ganzino. Titolo del film: Educazione fisica. Atti di cronaca violenta studenteschi. Trama del film: i genitori di tre studenti di terza media sono convocati dalla preside presso la palestra della scuola stessa. La preside rivelerà loro scioccanti atti di violenza sessuale commessi dai loro figli. Questo film è di genere drammatico, dura 1 ora e 28 minuti, è in programmazione alla Multisala Odeon di Pisa e l'ho visto il 18 marzo 2023 alle ore 16 e proiettato in formato widescreen senza intervallo. Pregi. Stefano Cipani, dopo aver diretto Mio fratello rincorre i dinosauri, è il regista di questo film, tratto da un'opera teatrale, e che si svolge interamente dentro una palestra, dove sono avvenuti atti di libidine nei confronti di una dodicenne da parte dei tre studenti. La vicenda appare alquanto reale, anche perché si inizia, oltre che a conoscere i genitori, con un gioco al massacro degli stessi per difendere i figli, screditare la vittima che ha subito violenza e in quanto anche la preside stessa. Il tutto si svolge dentro quelle quattro mura rettangolari e la storia può apparire incredibile. Un film drammatico, forse una commedia noir con toni di thriller per atmosfere e fatti narrati, di cui la cronaca nera ne è purtroppo piena e dove non si vede né la vittima né i suoi carnefici. Il cast è di prim'ordine. Claudio Santamaria, Giovanna Mezzogiorno, Raffaella Rea, Sergio Robini sono e danno sopra il loro massimo, ma anche Angela Finocchiaro, che siamo abituati a vedere in ruoli comici, non è da meno, ma lo sono anche nella recitazione, perché è proprio in film come questi che ogni attore dà il meglio di sé, con l'emozione crescente durante lo scorrere del film che non manca. Vedrei bene delle versioni estere di questo film. Difetti? Inesistenti. Valutazione finale complessiva? Perfetto in ogni particolare ed è da vedere perché ne vale il prezzo del biglietto.